sempre respirato un profumo artistico in famiglia. Sempre mio padre che disegnava bene, mia mamma che veniva da Firenze e le piaceva la pittura, andavamo agli Uffizi. I nonni mi regalavano sempre dei libri su Leonardo, i disegni, Raffaello, Michelangelo, il Caravaggio. Mi mettevo lì e disegnavo. Non tutti i bambini hanno avuto questa esperienza, io l'ho avuta. E penso che questa cosa mi abbia comunque diretto verso un mondo un po' più particolare. Quando sono andato all'Accademia, credevo di non voler più dipingere e più toccare un pennello. E quello è stato un periodo veramente brutto perché non trovavo una strada. Quella è stata una difficoltà grandissima. E dopo 3 o 4 anni di immobilità in cui non riuscivo a migliorarmi, sono andato nello studio di un pittore molto importante italiano che si chiama Gianluca Corona, che è stato il mio maestro per 4-5 anni, che è riuscito a tirare fuori da me tutte le potenzialità che avevo. Gianluca Corona mi ha insegnato a collegare il braccio alla mente e al cuore, perché senza questa trinità che colloquia, non può emergere un'opera d'arte. Quando apro un melograno e mi immergo in tutti quei chicchi rossi dove la luce penetra attraverso e sono bagnati, un po' spaccati, io riesco a immedesimarmi nella storia di ognuno di questi chicchi. Quando tu disegni la pelle delle ragazze, a parte l'estrema difficoltà che è molto più difficile crearla, perché devi creare una pelle liscia, vellutata, piena di luce soffusa e la sensazione che hai è quella di farci l'amore. Non a livello sessuale, fare l'amore, nel senso costruire qualcosa che dura. Da sempre l'uomo ha cercato di afferrare la vita, di concepirla e di capirla. E la vita possiamo anche mettere sia simboleggiata con l'acqua. È impossibile contenere questa vita. L'uomo non è mai in grado di comprendere fino in fondo la verità. Basterebbe una sola goccia su una mano o su un limone per capire che dietro a tutti questi elementi naturali c'è un creato meraviglioso di cui l'uomo fa parte. Così come l'artista crea la sua opera e quest'opera che non esisteva e adesso c'è, entra a far parte di questa vita. L'uomo da sempre si è sporcato le mani in questo senso e l'artista è l'esempio, io penso, più sublime. La sanguigna è terra, il carbone è terra, eppure l'uomo, attraverso questi strumenti così poveri, sporcandosi le mani per cercare di raccogliere quest'acqua che è la vita, riesce a trasmettere, infondere se stesso e a far penetrare dentro di sé tutto questo universo di contemplazione. Arrivo gradatamente a realizzare le masse, i chiari, gli scuri. Penso che anche il tempo debba essere inserito all'interno di un'opera. A me piace arrivare velatura dopo velatura, tratteggio dopo tratteggio, con tutta la pazienza che ho, perché poi quello che fai diventa un'icona che rimane per sempre. Un'opera d'arte, un quadro, ti dà appunto questa sensazione di vero, che abbia un'anima dentro. E io cerco di trasmettere quest'anima attraverso queste micro vibrazioni che solo un'opera fatta manualmente può dare.